Molti di voi, molti in considerazione al numero di iscritti al canale, mi hanno spesso chiesto che fine avesse fatto l'Alfetta. Soprattutto quelli che mi seguono dagli albori, dall'inizio, quando eravamo una decina su questo gruppo. E niente, i lavori continuano. Spero che a breve riuscirò finalmente a guidarla. Siamo ormai alle ultime battute. Oggi mi è arrivato questo pacco di alcuni ricambi che mi servono per ultimare l'Alfetta. Ci sono altri ricambi che mi dovranno spedire, però gli ho detto mandatemi intanto quello che avete, perché così almeno inizio a montarli. Poi c'è anche ad esempio il vetro, e chi mi segue dall'inizio sa anche, o chi ha visto i video precedenti sa che a un certo punto ho rotto anche il vetro perché era incollato, quindi ho dovuto ordinare anche il vetro e ci vogliono 90 giorni per riceverlo. A saperlo prima l'avrei lasciato, ci avrei messo un po' di stucco sotto e risolvevo così. Beh sì, molti fanno così. Allora, adesso apriamo questo pacco. Devo capire prima come si apre. Questo dovrebbe essere la parte di sopra, immagino. Questo è il sotto. E vediamo cosa mi hanno mandato. Ok, ecco. Perfetto. Allora, cos'è? Ah, allora questi. Allora, ho ordinato questi per lo stress, perché sono molto stressato, quindi prendo questi e non scoppiano, sono difettosi. No, niente, vabbè, questo comunque è l'imballo. Allora, ah, quante belle cose che abbiamo qui, altri imballi. Calendario. Grazie per per i calendari, grazie, grazie. Ah, carini, carini. Allora, l'ordine l'ho fatto da Afra, non mi stanno pagando. Fa sempre piacere ricevere dei regali. Carino, con tutte le alfa. Bello, mi piace. Mi piace. Ne ho due. Facciamo così, visto che ne ho due, uno me lo tengo io, l'altro invece lo spedisco al primo che metterà un commento a questo video. Allora, poi abbiamo queste scatoline. Questi dovrebbero essere. Ah, qui sotto vedo altre cose. Carino. Allora, eccolo qua. Vediamo. Oh, 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 eccoli qua. I fanalini. Questo è uno. Questo lo prendiamo dopo. Questo è l'altro. Questo è l'altro, perfetto. Poi abbiamo il logo, il fregio Alfa Romeo. Ma che bello! Abbiamo un po' di guarnizioni. Guarnizioni, anche questo per i vetri, questo è il canalino per i vetri, perfetto. E poi qui sotto vedo che c'ho anche altre cose. Ah, carino, carino, una lettura interessante. Ok, poi ci abbiamo anche questo. Questi sono tutti regali. Abbiamo ancora anche questo. Pidocchio a chi? 21 giugno 2015 riapre il museo. E poi c'è quest'ultimo. E un po' di riviste. Carina. Allora, quindi questi sono i primi pezzi che mi sono arrivati.
Spero di ricevere quanto prima anche gli altri. Non so se questo video lo metto semplicemente come unboxing. Non ho mai fatto nessun video di unboxing, però mi è piaciuto aprire il pacco e vedere quello che c'era dentro. Avevo aspettato ad aprirlo, perché io di solito appena mi arriva il pacco lo devo aprire per forza subito, non riesco qua ad aspettare. Invece mi è arrivato oggi a mezzogiorno, adesso sono le 19:23 e ho resistito molte ore. Quindi dicevo, non so se questo video lo inserirò all'interno poi di un video un po' più completo, dove faccio vedere la macchina, dove faccio vedere anche l'alfetta, o se lo pubblicherò semplicemente come un semplice unboxing. Dipende tutto da quanto tempo ci vorrà per ricevere anche i prossimi pacchi e di come andranno i lavori sull'alfetta. Ovviamente, se stai vedendo, se hai visto questo video e stai ascoltando anche questa parte di video, è perché i lavori sono andati un po' più a rilento del previsto. Però si sa, con i restauri è così, soprattutto quando vai a restaurare macchine un po' più... Poi le alfette non è che sono così rare, no, per dire, però comunque i ricambi, rispetto ad esempio a fare il paragone con le Fiat 500, è molto più difficile trovarle. Comunque ragazzi, io chiudo qui il video perché mi è appena uscito il segno della batteria scarica, quindi il video finisce qua per forza, indipendentemente da tutto. Quindi ciao. Questi li metto dentro. Spegniamo la telecamerina sopra, che poi sta continuando a registrare. Potevo ancora continuare a dire qualche altra cosa. Spegniamo l'altra telecamerina e vabbè, a sto punto metto a fuoco. Eccomi. E niente, la spengo io adesso la telecamera, continua a lampeggiare il display che c'è la batteria scarica, però sta continuando a registrare. Potevo continuare a raccontare altre puttanate, vabbè, ve le racconterò la prossima volta.